Allora, buonasera, benvenuti a questo nostro nuovo webinar. Stasera abbiamo tantissime persone che parleranno, quindi io mi limiterò a darvi il benvenuto, e a cedere la parola, a Laura De Luca, che è una nostra autrice e una nostra direttrice di collana della collana 2121, che modererà, tutto l'intervento. Io sarò qua, per seguire il webinar nella sua parte tecnica. Laura, ti lascio la parola e grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie Lucia e buonasera a tutti. Personalmente sono molto onorata di guidare questo incontro generato dalla pubblicazione di questo bel romanzo di Yousuf Bushovi. Onorata perché, parlo almeno per noi italiani, abbiamo l'occasione di approfondire, di aumentare la nostra conoscenza del mondo albanese, della storia, della cultura, della lingua e anche della religiosità, appunto, albanese e kosovara. Per noi italiani, beh, l'Albania non è soltanto un paese di rimpettaio, no? Con il quale condividiamo così aspetti geologici, marini, di paesaggio, ma un vicino con una storia molto importante, anche impegnativa, in particolare con cui condividiamo anche alcune enclave linguistiche presenti praticamente in tutto il territorio italiano, no? I comuni, i cosiddetti comuni dell'Arberia, correggete la mia pronuncia, vi prego, e con cui condividiamo anche un capitolo molto importante della storia recente della Seconda Guerra Mondiale, un capitolo forse non glorioso per l'Italia in verità. Lo stesso dicasi del Kosovo, di cui abbiamo documentato anche le generazioni più giovani, abbiamo visto, diciamo, benché attraverso la televisione, così le immagini, le notizie che ci arrivavano, abbiamo documentato le sofferenze recenti, no, con la guerra della ex Jugoslavia. E sono particolarmente onorata, ovviamente, per il prestigio degli ospiti che abbiamo con noi qui stasera. E allora vorrei presentarli. Saluto innanzitutto Sua Eccellenza l'ambasciatrice dell'Albania in Italia, la signora Anila Bitrilani, che vi presento, buonasera. Sua Eccellenza l'ambasciatrice del Kosovo in Italia, la signora Lendita Agitasemi, buonasera. Quindi, monsignor Lush Gergi, vicario Buonasera. generale, buonasera, Grazie. vicario generale della diocesi di Prizren-Pristina, che si è molto impegnato negli ultimi anni per una soluzione più possibile rapida, definitiva delle tensioni tra Kosovo e Serbia. Saluto la traduttrice del libro, la signora Liliana Zucca Maxuti, Buonasera. buonasera, che è nota in Italia anche e soprattutto come traduttrice di Ismail Kadaré, un poeta che tutti conosciamo in Italia. E saluto il curatore, scusate, di questo volume, Per te terra mia, che ci dà appunto l'occasione di questo incontro, il collega Giovanni Cedrone. Buonasera. Prima di avviare questo bel incontro con queste persone che hanno tutte una storia interessante da raccontarci, che si intreccia appunto a questo bel romanzo, io direi, secondo le istruzioni della nostra padrona di casa, di ascoltare il videomessaggio e forse vedere anzi a questo punto dell'autore di Per te terra mia, Yousuf Bushovi. Tutti più o meno sappiamo di lui, un giornalista, uno scrittore, un attivista kosovaro-albanese che ha praticamente fondato la Lega Democratica del Kosovo, il primo partito di opposizione pacifica, diciamo, ragionata, nei confronti dell'occupazione serba. Prego. Credo che ci sia qualche problema, vero Lucia? Noi non riusciamo a sentire. Lucia, qui non arriva l'audio, eh?
Proviamo così, eh? Un attimo, lo riapriamo. Bello della diretta. Occupazione serba. E cercavamo tramite la creatività di riflettere la realtà in cui vivevamo. Allora lo rimetto dall'inizio. Certo, grazie. Il libro Per te, terra mia, è nata nel 1971. Quando ero studente, mi dilettavo nella scrittura in prosa e non casualmente ho iniziato a mostrare un grande interesse per il passato, per gli aspetti storici e culturali che fanno riferimento alla nostra eredità. Le circostanze, all'epoca, erano tali che noi in Kosovo vivevamo sotto l'occupazione serba e cercavamo, tramite la creatività, di riflettere la realtà in cui vivevamo e che, in un certo senso, continuava da secoli. Questo si univa alla mia preoccupazione di approfondire il più possibile la storia e di riuscire a far emergere tutta quell'energia difensiva di un popolo nei confronti dell'occupazione. Poi mi sono imbattuto nella pandemia che si è verificata all'inizio del XVIII secolo nei nostri territori e ho incontrato, tra l'altro, il personaggio di Gio Cazzazzi, che si era posto a capo della difesa dall'epidemia. Questi due fattori completavano meravigliosamente l'idea di un'opera in prosa, in cui sarebbe stato rappresentato l'aspetto culturale e spirituale, oltre agli sforzi di difesa del nostro popolo. Molti volevano che questa identità spirituale, culturale, storica, andasse annientata a tutti i costi, in modo che gli albanesi potessero apparire in Europa un popolo senza storia e senza cultura, un popolo che non appartiene alla civiltà europea. Questa è diventata per me una preoccupazione e una sfida, che mi ha spinto a scrivere questo romanzo al quale mi sono dedicato per 5-6 anni. Questo testo si basa su fatti storici realmente accaduti, intrecciati all'immaginazione. È un fatto storico, avvenuto realmente l'occupazione ottomana, la vita degli albanesi sotto quell'occupazione che è durata 5 secoli, così come le 3 epidemie di fila in quest'area, l'ultima delle quali nell'anno 1747. Tutto questo lo testimoniano i dati che ho trovato negli archivi tedeschi e in particolare in quello del Ministero degli Esteri della Germania. Ho lavorato per anni a Bonn, e ci sono molti dati su questa epidemia. Molte notizie ci sono arrivate dai diplomatici e clerici austriaci e tedeschi che esploravano la terra del Kosovo da secoli. È emerso che durante la pandemia dell'anno 1747, della quale mi sono occupato, ci sono state molte poche vittime e dai dati d'archivio abbiamo saputo che questa popolazione ha utilizzato il famoso graffio per l'immunità di gregge. Anche nelle regioni di Dukacin ho parlato con persone anziane che avevano affrontato queste sfide e abbiamo saputo che qui è stato utilizzato il graffio come forma di vaccino per immunizzare. Io stesso sono cresciuto da bambino a Dukacin negli anni 50 e rammento che i nostri genitori, quando si diffondevano le malattie esantematiche tra noi bambini, utilizzavano lo stesso metodo. Prendevano un ragazzino infettato e riunivano in uno spazio tutti insieme i bambini della comunità per far sì che ci infettassimo tutti quanti e in questo modo riuscire ad immunizzarci. Purtroppo è un dato di fatto che i virus sono sempre stati usati come una potente arma di distruzione. Nell'antichità sono stati utilizzati da tanti eserciti potenti, anche in Africa e Asia. Questo libro è una metafora che ci mostra che il male esiste, così come sempre esistita la volontà di sottomissione. E spesso ciò è stato collegato ad epidemie e malattie. Lo vediamo anche ai giorni nostri. Molto interessante. Beh, direi che ci ha messo sul tavolo subito le sue carte, Yusuf Gulshovi, no? Quindi ci ha dato anche il motivo del perché questo libro non è soltanto un romanzo storico, banalmente storico, ma è anche un testo di grandissima attualità per almeno 2 ragioni, l'ha detto lui stesso, li richiamo rapidamente prima di invitare alla riflessione i nostri ospiti. Allora, il primo, palese e clamoroso, no? L'uso dell'epidemia, della pandemia, sostanzialmente come un'arma di guerra, dunque niente di nuovo sotto il sole. Abbiamo sentito tantissime ipotesi complottiste sul Covid in questi mesi,
al di là del fatto che ci si possa credere o non credere, sicuramente è un concetto che ritorna, no, nella storia, e non solo nella storia recente, il fatto che le epidemie siano usate proprio appunto come arma di guerra. E il secondo elemento, forse più sottile, di minore impatto probabilmente, ma altrettanto drammatico, la volontà di alcuni di sottomettere altri, la volontà di distruggere, di far perdere l'identità a un popolo, di ridurre un gruppo di persone a un popolo appunto senza storia, come ha detto Bujovi, e senza cultura, una sfida a rispondere a questa minaccia. Direi dunque questi due spunti li consegno alla riflessione dei nostri relatori e chiederei in primis un commento alla Sua Eccellenza l'Ambasciatrice del Kosovo in Italia, alla signora Lendita Agitasemi. Prego. Grazie. Membro Magidve, buonasera a tutti. È un grande piacere essere con voi questo pomeriggio, anche se virtualmente, ma oramai gli incontri virtuali sono diventati il nostro canale principale durante questi ultimi 15 mesi, quindi ringrazio appunto la dottoressa De Luca e gli organizzatori di Armando Editore per questo webinar e soprattutto per averci reso partecipi alla promozione del libro Per te, terra mia, le confessioni di John Nicola Cazzasi, scritto per mano di uno dei nostri illustri scrittori, giornalista, attivista politico, come appunto avevate accennato prima, Yusuf Bujovi, che saluto caramente. Un saluto particolare anche alla mia cara collega e amica, l'ambasciatore Bibilani, e con grande stima saluto anche il nostro Dan Bujegi, che ascolto e leggo con molto piacere da anni e che spero di incontrare molto presto di persona. Un ringraziamento anche alla traduttrice Zucca Maxuti, al curatore Cedrone e a tutti ovviamente gentili ascoltatori per la pazienza e l'attenzione. Stasera siamo riuniti qua per parlare di un'opera che riporta una storia, seppur del Settecento, accaduta appunto nel mio paese, Kosovo, una storia che nonostante i secoli rimane ancora attuale. E sono particolarmente appunto contenta perché il professore Bujovi oramai anche in Italia non ha bisogno di introduzioni, perché con il suo lavoro continua sempre a stupirci e le sue opere suscitano l'interesse e continuano ad essere tradotte in diverse lingue, come questo caso proprio delle condizioni di Cazzasi. La letteratura ha un fondamentale ruolo nella storia e il mio auspicio è che quello di portare per i lettori italiani sempre più opere e storie degli autori kosovari tradotti in lingua italiana, in modo da avvicinare ancora di più il popolo amico italiano, e a maggior ragione quando poi si ha la fortuna di portare opere e libri che raccontano storie vere e vissute nella nostra terra, nel Kosovo, e quali descrivono anche raccontano la vera identità del nostro popolo. Quindi nei secoli abbiamo appunto dimostrato la capacità e la volontà per una armoniosa convivenza sia multireligiosa che multietnica, come si racconta appunto in questa storia. Ma anche se gli eventi, appunto, come diceva, appartengono a un lontano XVI secolo, rispecchiano molto anche l'attualità, quindi di un sogno che è diventato realtà con la nostra Repubblica del Kosovo, che è per eccellenza multietnico e è un paese multireligioso. Quindi io sono molto contenta che appunto agli auditori italiani si può portare con questo racconto che è incredibilmente ricco e intenso da Professor Bujovi, è raccontato proprio un legame indissolubile tra il nostro popolo e la nostra terra. Quindi appunto anche, credo, come diceva anche il curatore, una storia di fede e di disobbedienza.
che rappresenta uno strumento per arrivare alla vera emancipazione, proprio quella sublime dell'anima. È sempre sul sottile filo dell'eresia. È anche una lotta contro il senso di impotenza, quindi che l'uomo prova di fronte a un'epidemia misteriosa, che appunto è minacciosa, in cui si riescono a scorgere molte analogie con il presente. E ancora in questo periodo tutti ne siamo reduci di una simile esperienza. E per me, infatti, rileggere il libro con ancora più empatia e riconoscenza di un viaggio ricco, interno, che credo che ciascun di noi ha attraversato durante questi lunghi mesi, appunto, del coronavirus. E proprio i discorsi dell'epidemia, usata, diciamo, come un'arma, come si dice, biologica, degli invasori ottomani in questo caso, veniva proprio usata per punire la popolazione, che non si faceva piegare con facilità. E questo l'abbiamo visto anche dopo, non solamente durante l'impero ottomano, ma anche durante il regime serbo, che sono stati usati appunto diversi mezzi chimici anche nelle scuole, e durante, appunto, che mai non si sono verificati pubblicamente, verificati sì, però riportati con certezza. Quindi questo, anche seppur venivano utilizzati nei corso di secoli diversi appunti o strumenti, non ci faceva piegare con facilità, ma anzi si reagiva dal profondo sentimento di identità albanese, e con tutte le testimonianze la lingua albanese, così ci siamo riusciti proprio a sopravvivere all'invasore. E ci tengo a sottolineare, ovviamente tutti gli altri anche dopo di me sicuramente lo nomineranno, che proprio fu il vescovo Kazazi che ha riscoperto nella biblioteca Propaganda Fide di Vaticano a Roma la copia del primo documento letterario scritto in lingua albanese, Meshavi, di Gian Busuku, scritto nel 1555. Per concludere, praticamente un insieme alla speranza come medicina contro il male, c'è proprio la preservazione dell'identità che per me è fondamentale, dell'identità nazionale, ma anche la coscienza culturale e l'attenzione alla lingua albanese. La convivenza delle fedi, che storicamente non siamo riusciti, appunto, noi siamo riusciti a coltivare, e anche a ereditare da generazione in generazione, quindi per questo credo che dobbiamo essere fieri. Io ovviamente lascio la parola anche a altri relatori, che con piacere poi parteciperò alle domande, ringraziandovi a tutti per l'attenzione. Vi invito caldamente a leggere questa storia del nostro professor Giuseppe. Grazie. Grazie a lei ambasciatrice, mi piace la sottolineatura che ha appena dato, una storia contro l'impotenza, o se preferite, usando un'espressione di segno positivo, una storia di speranza, no? Dove si intreccia la reazione, o se preferite la resistenza contro le forze naturali, appunto l'epidemia, e contro quelle forze umane che lottano per schiacciare appunto l'identità di un popolo. In questa reazione, in questa resistenza, è bello vedere in questa storia intrecciate la cultura, la fede, la politica, insomma l'impegno dei singoli e della collettività così colorata, no? Così diversificata. Su questo punto allora invito alla riflessione la Sua Eccellenza la signora Anila Bitrilani, ambasciatrice di Albania. Buonasera anche a lei, grazie. Buonasera a tutti. Përshëndetje edhe mirëmbrëma të gjithëve. Cioè, prima di tutto vorrei ringraziarvi, ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento. Ringrazio a lei, dottoressa De Luca, che ci fa da coordinatrice o moderatrice in questa sessione, in questo evento. Ringrazio la casa editrice Armando Editori,
per l'iniziativa e la scelta, proprio il titolo. Ringrazio il curatore Giovanni Cedroni, che magari la proposta o la scelta anche sua, no? Quindi ecco, un ringraziamento particolare a lei. E non so, magari non ci sente, non ci segue, ma comunque in qualche momento ci vedrà, al professor Bugiovi. Ringrazio a Don Lurgergi che ci segue e ringrazio anche la traduttrice Liliana Maxuti. È una bellissima occasione questa, riunirci tutti a riflettere su un titolo e un autore, ma tramite la scelta, tramite il titolo e anche l'autore, è una proposta sulla letteratura albanese. Quindi è una bellissima occasione per riflettere sulla letteratura albanese anche, quella che viene presentata in Italia. E in questo caso c'è un'altra casa editrice che ce lo propone, ce la offre. Quindi ritengo che sia importante il fatto che diventano più numerosi gli editori che si avvicinano alla letteratura albanese, alla letteratura di quello che si affaccia sull'altra parte, sull'altra sponda dell'Adriatico. Cioè, il titolo e l'autore scelto per questo evento sono di un albanese, cioè, io preferirei chiamarlo di un kosovaro. Però ecco, e dietro di lui o tramite lui si offre la letteratura albanese. E perché anche se c'è la letteratura degli scrittori albanesi dell'Albania, anche la letteratura degli autori kosovari o albanesi di Kosovo, anche albanesi della Macedonia Nord o albanesi della Grecia o albanesi del Montenegro. Quindi ci stiamo avvicinando a tutto quello che rappresenta la letteratura albanese, che è unica, sola, anche con la ricchezza che possono apportare le regioni da dove vengono scritte o da dove provengono gli autori. Permettetemi di fare anche un inciso. Potrei anche aggiungere la letteratura degli scrittori albanesi che risiedono in Italia. Anche questa è una letteratura tanto nostra come vostra. E arriviamo poi a quel punto in cui la letteratura come creazione artistica è unica e sola, quindi la condividiamo tutti. Ognuno dei ciascuno degli scrittori apporta, contribuisce con le sue realtà, con le sue storie, con le sue percezioni trasmesse tramite l'arte, quel dono che Dio gli ha dato a chi non è come noi, tutti noi altri che scriviamo delle note, delle lettere, quindi che facciamo il lavoro normale quotidiano, no? Poi c'entra qui un altro dono di Dio, quello dei traduttori, che trasmettono dall'originale in questo caso, ed è un valore aggiunto parlando dell'Italia, che ne ha scelto tradurre direttamente dall'originale. Fino a poco tempo fa in Italia la letteratura albanese veniva tradotta da altre lingue, dal francese, dal tedesco, dall'inglese,
la dottoressa De Luca diceva poc'anzi che un altro nome conosciuto della letteratura albanese è Ismail Kadare. Nella maggior parte la sua opera è stata tradotta dal francese all'italiano. Quindi, ecco, un elemento che io ritengo che l'Italia dovrebbe anche vantarsi, perché avendo qui una comunità importante di albanesi, diventa anche un po' la culla da dove deve spuntare al di là, cioè tranne Liliana, giovani traduttori, perché ne abbiamo tanto bisogno. Quindi giovani traduttori che conoscono l'albanese e possono tradurre quasi quasi, cioè perché nascono e crescono bilingui, quindi praticamente è facile per loro. E poi avendo anche le possibilità con tante cattedre, dipartimenti cattedre di lingua e letteratura albanese su tutta la penisola italica, credo che le possibilità per avere dei traduttori della letteratura albanese in italiano è anche un po' compito delle università italiane, senza parlarne poi di quella importante comunità di Albrecht che ne hanno dato la prima testimonianza di questo mestiere del traduttore, che rimanendo fedele a quello che dice l'autore deve trasmettere e farlo arrivare al lettore italiano praticamente. Ecco, poi parlando della letteratura albanese e quella del Kosovo, che io cioè mi sento nella stessa misura di mi sento contenta come la mia collega, perché scegliere proprio Yusuf Gujovi è intelligente e saggio, cioè un autore che ne ha dato la testimonianza di un numeroso elenco di titoli di narrazione, di prosa narrativa, di un intellettuale che con la preparazione scientifica, con il metodo scientifico di uno storico, sa far sposare perfettamente quello che è il dato storico e la magia della parola. Quindi credo che anche per il lettore italiano è più divertente e più bello riuscire a capire il fatto storico tramite un linguaggio artistico. Diventa, quindi non è una la noia di leggere la storia, ma è un modo artistico meraviglioso di conoscere la storia, anche con la ricchezza della lingua albanese che viene tradotta in italiano. Però comunque questa è un altro, cioè è un diciamo è la testimonianza di una lingua originale, forte, potente e ricca per essere trasmessa. L'autore, Yusuf Gujovi, qualcuno nella sua attività l'ha chiamato il ribelle, perché cioè è l'esempio dell'intellettuale interdisciplinare impegnato con le cause quotidiane, politiche e sociali.
in un momento, anzi, in un periodo assai lungo, perché la sua vita e la sua opera testimoniano il percorso di tutto quello che ha dovuto soffrire Kosovo per arrivare ad essere lo Stato con l'indipendenza che ne gode oggi. Quindi complimenti a Giovanni Cedrone per averci proposto non solo l'opera, ma anche l'autore, il modello di quell'intellettuale di cui io ritengo che le nostre società, ovunque, oggigiorno, ne hanno bisogno. E per ultimo vorrei fermarmi in quello che lui stesso, cioè l'autore, ci dice. Essendo un romanzo storico che si svolge in un momento in cui i sviluppi sono tali che condussero al risorgimento, alla rinascita nazionale albanese in una complessità regionale e non solo, che produsse poi la realtà politica del secolo scorso, con tutte le complessità, con tutte le difficoltà, cioè in sostanza ne abbiamo l'inizio e la fine di un percorso, l'inizio e la fine di qualcosa, l'inizio e la fine di un fenomeno, l'inizio e la fine dell'essere. È proprio in questa contraddizione o in questa dualità tra inizio e fine, con la gravità, cioè con la problematica che ne ha tanto il momento dell'inizio come quello della fine, l'autore riesce a rintracciare una breccia in cui tutte le due forme, anche se vanno verso lo scontro, riescono ad ammorbidirsi fino al punto di trovare l'equilibrio di coesistere. Quindi una coesistenza tra nascita e morte, una luce in una breccia, in una fissura, in un'apertura, in uno spazio da dove si vede la luce per uscirne fuori. E lui dice: nelle parti estreme dell'uno e dell'altro, che si chiamano inizio e fine, appare quella breccia di sopravvivenza. Gli estremi si ammorbidiscono cercando di rappresentare una possibile coesistenza. Qui l'autore ci dice che c'è la rinascita. È proprio lì, in quel largo, lungo, cioè remoto momento storico, se vogliamo riviverlo, è proprio la nostra storia recente, quella di questi ultimi 15 mesi, è proprio tra l'inizio e fine, cerchiamo di risorgere, quindi la rinascita. Io mi fermo qua, grazie. Ringrazio molto cordialmente l'ambasciatrice Vitrilani per questa lettura così appassionata veramente di questo testo, e in particolare questo passaggio della breccia, della sintesi degli opposti. E mi ha richiamato un passaggio, infatti, che prima di passare la parola a Monsignor Gergi volevo riproporre anche a voi, che ben fotografa proprio questo pensiero che l'ambasciatrice Vitrilani ha voluto sottolineare. Dunque, intanto è da ricordare che il protagonista della storia non a caso è un uomo di Dio, non a caso è un vescovo, no? Quindi portatore di questa speranza di cui parlava
l'ambasciatrice del Kosovo, e quindi passa per la responsabilità dell'uomo di Dio la tessitura di questa speranza con le vicende terrene, con le vicende politiche, con la consapevolezza culturale. C'è un passaggio in cui il protagonista dice la lingua senza alfabeto, o riporta la frase di un personaggio, la lingua senza alfabeto è come un essere umano senza sangue, un'affermazione fortissima che a mio parere fa il paio con quest'altra, evocata, come dicevo, dalle riflessioni dell'ambasciatrice albanese. Volevo pregare per chiedere pietà nel culmine del dramma, della pandemia, dell'epidemia che sta sconvolgendo il paese, ma subito affrontai questo sentimento di debolezza, pensando che eravamo davvero i figli della morte, ma che la vita non si estingue. E questo faceva la differenza tra quelli che vedevano la vita solo come un qualcosa di mortale, destinata a finire il più presto possibile per fuggire il peccato, e altri che vedevano la morte come appartenente alla vita, cioè connessa alla resurrezione. Quindi questa sensazione degli opposti che si conciliano, una sensazione molto religiosa, molto spirituale, penso che è uno dei temi, no? Delle corde che pervadono questo romanzo così policromo, per usare un'altra espressione di Bujovi. Monsignor Gergi, che cosa dire quindi di questo protagonista, di questo uomo di Dio che ha su di sé così tante diverse sfumate responsabilità per la riconquista dell'identità di un popolo e la restituzione della speranza? Un esempio anche per oggi. Senz'altro mi unisco ai saluti e alla gratitudine di avere questa opportunità di essere insieme e di presentare questo romanzo. Il romanzo ha una figura principale che è John Nicol Casasi, quindi dobbiamo conoscerlo più da vicino, nel senso che lui è nato a Giacova il 1 gennaio del 1702, si sa poco della famiglia, però ci sono dati precisi che era molto intelligente, come tale fu mandato in Italia, prima a Fermo, poi a Loreto, e negli anni successivi a Roma, a Propaganda Fide, a studiare la retorica e la grammatica, che in quel periodo erano due, diciamo, campi fondamentali. La retorica per saper parlare bene e diciamo, la grammatica per poter scrivere bene. Inoltre ha studiato la filosofia e teologia e si è laureato sia in filosofia che in teologia. Lui, dopo l'ordinazione sacerdotale, torna e trova una situazione di grande disagio. Viene nominato come vicario generale, ma soprattutto ha un compito molto più vasto di quello che è la realtà della diocesi di Skopje, di Skupi. È visitatore apostolico della Bulgaria e della Serbia. Quindi ha delle conoscenze, diciamo, molto più allargate, nel senso sia dell'appartenenza religiosa, sia dell'appartenenza etnica. È interessante che la corrispondenza che ha con il Papa di allora, Benedetto XIV, dove lui descrive la situazione economica, politica, culturale, sociale, religiosa, e dà molti particolari sulla situazione nei Balcani, diciamo più precisamente. E il Papa gli risponde con una lettera motu proprio e gli indica come dovrebbero essere gli atteggiamenti, soprattutto dei cattolici, che devono essere coraggiosi, devono essere fedeli, ma devono avere tanta dedizione e soprattutto la carità nei confronti di tutti. Quindi in questa lettera di John Nicol Casasi possiamo
avere le tracce dove vivevano diverse comunità, quale periodo fu e come fu soprattutto la sopravvivenza. Quindi questo periodo che viene descritto nel romanzo storico è, diciamo, un tentativo di sopravvivenza, un popolo e una chiesa che soffre molto, che è perseguitata, che è vietata, soprattutto che è minacciata dalla distruzione delle radici, della identità, della cultura, della lingua. Quindi è un popolo vietato, praticamente. Un popolo che dovrebbe diventare senza nome e cognome. Perciò direi che si può descrivere questo periodo un popolo e una chiesa che soffre ma resiste. E qui arriviamo a quella resistenza meravigliosa che viene raccontata in questo romanzo. È una resistenza soprattutto per non perdere il ricordo, per non perdere la storia, per non perdere la propria identità, per non perdere le radici. E quindi al pubblico italiano dobbiamo chiarire che siamo un popolo di discendenza illirica, quindi antichissimo. Nel Medioevo, durante il periodo del nostro grande eroe nazionale, George Castriota, Skanderbeg, siamo arbri e dal 1703, dal concilio albanese, che fu proprio in quell'anno, quando il Papa anche era un albanese, Clemente XI, comincia il nome più Shqiptar, albanese e così via. Quindi questa triplice identità, siamo illiri, siamo arbri e siamo albanesi. Siamo un popolo di antiche radici che rispettiamo la nostra storia come la storia degli altri e cerchiamo soprattutto di vivere in pace e armonia con tutti. Il romanzo di Bugiovi, Per te, terra mia, storia e radici di un popolo, descrive proprio questa resistenza che secondo me ha tre elementi fondamentali. Il primo elemento è l'unità nella diversità, perché affrontare la peste, il veleno misterioso che viene divulgato tramite i topi, è una sfida per tutto il popolo, senza nessuna distinzione. E John Nicol Casasi è praticamente il capo morale e spirituale che conduce il suo popolo ad affrontare questa situazione e soprattutto a resistere. Unità nella diversità è una questione anche dei nostri giorni e del nostro tempo, perché altre unità sono uniformismo, sono dittature, sono mancanza di libertà e di scelte. Quindi Bugiovi molto prudentemente e molto saggiamente dal punto di vista artistico propone come un popolo si unisce, si riunisce, si riconosce nella fratellanza universale, nella lingua, nella cultura, nella tradizione, per secoli anche nella religione, e crea questa unità morale e spirituale, una unità soprattutto culturale. Il secondo punto di vista, secondo me, è il male, la sofferenza, le sfide devono essere affrontate insieme, solo fraternamente, perché solo con l'impegno di tutti si può vincere il male, si può vincere la schiavitù, si può vincere la minaccia della morte e della distruzione. E il terzo punto fondamentale è la cultura è una possibilità, è una opportunità, è un tesoro molto prezioso per un popolo che
vuole essere se stesso per dare l'opportunità e la possibilità anche agli altri di essere se stessi. Quindi questa unità nella diversità, questo insieme, questa comunità a combattere e a resistere è l'arma della cultura, della tradizione, della consapevolezza, della coscienza, rende praticamente un romanzo che ha molte attualità, non solo per il popolo albanese, ma direi per il mondo intero. Quindi leggere e soprattutto gustare, meditare quello che ha scritto il mio e il nostro grande scrittore e amico Yusuf Bujovi, per me è una grande opportunità, che dopo aver letto e due o tre volte si è presentata solo al teatro di Pristina, perché fu poi vietato dalla polizia serba, la quale nel parallelismo turco-otomani vedeva e leggeva serbo-slavi, e quindi dicevano che tutto questo romanzo e quindi questo pezzo teatrale veniva contro la Serbia o contro la ex Jugoslavia. Bujovi molto saggiamente, nella figura di John Nicole Casasi, trova una figura umanista, un credente, un vescovo, il quale non fa distinzioni, il quale ha un'appartenenza comune con la sua gente, il quale apre varchi e orizzonti nel riconoscere il proprio passato, nel programmare il presente e nell'essere profeta per il futuro. Quindi è molto importante questa diciamo legame passato, presente, futuro, legame interreligioso e interetnico, e soprattutto legame il bene della cultura, della lingua, della tradizione è un patrimonio comune che non deve essere minacciato e quindi non deve essere in pericolo da nessuna parte, perché è un bene, è un patrimonio comune. In questo senso il romanzo di Bujovi può essere letto non solo nella chiave storica, ma anche nella chiave dell'attualità e soprattutto nell'apertura verso un futuro migliore, dove l'unità, la diversità, il rapporto interetnico e interreligioso e soprattutto essere uniti nei valori e nelle virtù e combattere il male dentro di noi o da fuori che viene, è un atteggiamento, secondo me, molto giusto, molto propizio e molto attuale. Bene. Grazie a Monsignor Gergi per questa sintesi. Passerei ora la parola, visto che continuano ad essere evocati, sono stati evocati da tutti e tre i relatori, e le implicazioni linguistiche, no? Linguistico-culturali di quest'opera, come è ovvio che sia, ma anche la portata pesante in senso positivo, in senso ricca, rigogliosa dell'aspetto appunto letterario, dell'aspetto linguistico. Quindi inviterei a darci la sua testimonianza la traduttrice, la signora Liliana Tsukamaksuti. Prego. Dovrebbe aprire il microfono. Deve attivare l'audio. Eccola. Non la sentiamo, dovrebbe attivare il suo microfono. Scusatemi, prego. Buonasera a tutti. Prima di tutto vi ringrazio che finalmente siamo riusciti a organizzare questa presentazione di questo libro così importante della letteratura e della storia albanese. E io, per me non è molto facile, perché io ho cercato
di parlare con il mio lavoro, con la mia traduzione. Questo voi ce l'avete nelle vostre mani, l'avete letto in italiano e così avete fatto il vostro pensiero per come ho potuto tradurlo. Prima di tutto vorrei dire che è noto a tutti il fatto che il traduttore è anche il secondo autore, perché portare in un'altra lingua un'opera non è così scontato, perché non bisogna dare soltanto il messaggio che opera vuol trasmettere, ma bisogna portare, tradurre fedelmente la ricchezza, la proprietà, la materia artistica che contiene l'opera, che poi è risultato della cultura la quale lei descrive. Si sa che la letteratura dei Balcani porta in sé un po' di drammaticità. Questa drammaticità è stata dettata dalle condizioni storiche che il nostro popolo albanese ha dovuto sopportare, perché non è così per scontato saper conservare la propria lingua, trasmettere la propria storia, la propria memoria con la propria lingua. Così il popolo albanese ha dovuto in primis difendere, creare un sistema scolastico di poter insegnare la lingua e poi il resto. E voglio dire ancora altre parole per la lingua. La lingua albanese appartiene alla grande famiglia indoeuropea. Come il greco e gli armeno sono lingue a sé stanti, cioè non fanno parte nei grandi gruppi delle lingue indoeuropee, ma è una lingua ricchissima che ha un proprio sistema interiore che, come è noto a tutti, è tra i paesi dei Balcani è la lingua più vicina alla Europa. Nella lingua albanese troviamo molto latinità, se si può dire, a parte che il suo alfabeto è alfabeto latino, ma è un alfabeto ricco, bello, tanto è vero che si sa abbiamo 36 lettere, cioè un alfabeto molto, molto ricco. E allora voglio dire che conoscere una lingua, come ha detto Saussure, che ha paragonato la lingua con il gioco dei scacchi. Conoscere una lingua significa conoscere bene le regole del come si muovono le figure dei scacchi. No, che non è così per scontato la conoscenza profonda di una lingua, a maggior ragione di una lingua come lingua albanese. Volevo dire altre cose sulla lingua albanese perché trovo interessante di poter essere divulgato che per la prima volta si è trovato nel 1462 nella Biblioteca Laurenziana di Firenze la formula del battesimo, il quale l'ha scritto l'arcivescovo di Durazzo, Paul Angeli, stretto collaboratore di Scanderbeg. Scanderbeg è noto da tutti come figura di una grandissima importanza nella difesa della cristianità in Europa. È una formula che le famiglie dovrebbero usare per battezzare i propri figli appena nati quando non possono portarli in chiesa. Poi abbiamo il messale Meshari John Buzuku, il quale ha cominciato a scriverlo il 20 marzo 1554 e la terminò il 5 gennaio 1555. Questa opera scritta in albanese è così ben definita che veramente fa pensare che la lingua albanese è stata scritta molto prima, ma per ragioni storici sono stati persi o non si sono trovati. Comunque è molto importante menzionare qui altri autori
di grande importanza della, della letteratura albanese, degli antichi autori albanesi come Frank Bardi, Pietro Budi, Pietro Bogdani. Pietro Budi era uno scrittore di prima classe per il suo tempo, del tempo di Shakespeare, con il quale il compleanno e la morte è vicina. Come scrittore di prima classe, Pieter Budi pubblicava ovunque in Europa. Frank Bardi pubblicava dove voleva, o anche Pietro Bogdani. Loro sono costellazioni che ci onorano, come fanno gli che ci onorano, come fanno gli scrittori albanesi. Ma l'albanese non aveva un sistema scolastico da insegnare e trovavano più facile scrivere in latino che in albanese, che era meno sviluppato. Ciò non ci impedisce affatto di studiare la letteratura albanese senza alcun pregiudizio, né di vantarci di questo europeismo, né di, perché questo che voglio dire che gli albanesi tra i popoli, lo dicono i studiosi, io faccio mio lo studio di grandi studiosi albanesi, tra i popoli dei paesi balcanici, il popolo albanese è il popolo che ha più assomiglianza e avvicinanza con l'Europa. Torniamo adesso al nostro libro. Mi è stato proposto di tradurre un libro di letteratura albanese di Kosovo, io lo dico di Kosovo anche se Kosovo e Albania sempre di più sono un paese, sempre la stessa terra. Sinceramente io conoscevo la figura di Bugiovi perché per la sua grande attività storico che era proprio attivista in politica, ma sinceramente non avevo letto nessuna sua opera. Mi arrivò il libro, subito ho cominciato a leggerlo e posso dire sono stata rapita veramente da questo grande amore per la propria lingua, per la propria terra, che è così profonda che sinceramente è facile trovare nei tempi del globalismo. C'è da dire che Bugiovi sta riscrivendo la storia del popolo albanese, come viene detta da mass media, ovunque, che fino ad ora è stata molto influenzata dall'ideologia serbo-comunista. Comunque sono discorsi molto profondi che non è qui il momento di parlare e di dire. E non lo so, io l'ho fatto con tanta passione questa traduzione. Ringrazio Giovanni Cedrone che dopo aver finito la traduzione, Giovanni, come sappiamo tutti, è il curatore dell'opera e poi il libro è nelle mani vostre. Ringrazio molto la dottoressa per questa bella attività, conduzione, e sento anche il suo programma su Radio Vaticana e veramente mi sono emozionata moltissimo. E ringrazio la casa editrice Armando Editore che ha trovato interessante di pubblicare il libro e perdonatemi però mi viene da dire che non è difficile tradurre, è difficile pubblicare, lì è la difficoltà. Posso approfittare a dire che ho avuto l'onore e la grande gioia di tradurre anche un libro di Dom Ruggeri, le sue memorie, le sue conversazioni con Madre Teresa di Calcutta, che veramente mi ha toccato nella profondità dell'anima. Conosciamo bene la figura, cioè, di Madre Teresa, ma è anche il libro di Dom Ruggeri è di un grande valore per la storia e la cultura albanese. E io avevo preparato tante cose, ma io adesso ho detto questo. Se avete voi domande da farmi, sono pronta a rispondere. Vi ringrazio.
Grazie, le domande come annunciato in apertura, grazie alla signora Zucca Mazzuti, le domande come annunciato in apertura le rinviamo alla fine del successivo intervento di Giovanni Cedrone. Grazie per quanto ci ha testimoniato, anche di aver citato un'altra albanese importante, Madre Teresa. E dunque terminiamo con l'intervento di Giovanni Cedrone, che ha curato questa edizione italiana del libro di cui stiamo parlando. E, Giovanni, potresti spiegarci in che cosa ha consistito questa tua redazione, questo tuo lavoro di editing e non solo su questo testo? Grazie Laura, io voglio ringraziare tutti i relatori che mi hanno preceduto, perché anche per le belle parole davvero che hanno speso per il lavoro mio e di tutti. Guarda, io mi sono approcciato a questo libro con grande rispetto e curiosità. Io ho avuto poi il privilegio, collaborando con la dottoressa Mazzuti, di vedere appunto rinascere quest'opera in lingua italiana. È sempre una rinascita. Io approfitto per ringraziare anche la casa editrice Armando Editore che ha creduto in questo libro. Io ci ho creduto perché mi hanno colpito due cose nello specifico. Innanzitutto è la cura con cui è stato scritto. Io sono laureato in scienze politiche con laurea in storia moderna e si vede che c'è la mano di uno storico anche in questo libro. E quindi questa cosa l'ho trovata davvero importante. E allo stesso tempo però è di una intensità straordinaria. Ha il privilegio questo libro di riuscire a fondere diversi piani, che adesso proverò a riassumere. Anzi, lo faccio anche vedere il libro per chi non l'avesse visto. Il primo piano che io ho individuato è un piano esistenziale ed è quello collegato alla malattia, all'epidemia di peste che colpisce appunto il Kosovo nel 1747. Su questo piano ho trovato la grande analogia con quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. L'autore, cioè il protagonista Kazazi, quando scopre che c'è l'epidemia, è sgomento, come lo siamo stati noi esattamente a marzo, ai primi di marzo, a fine febbraio dell'anno scorso. E quindi ci ricorda appunto che l'uomo ha sempre convissuto con queste situazioni, con queste epidemie, con i virus. E poi ci ha fatto anche capire come tutto sommato come si reagiva nel XVIII secolo, più o meno si reagisce anche oggi. E poi ognuno reagisce a modo suo. L'altro piano che ho trovato importante è quello identitario, ovviamente culturale e politico, e ci ricorda che questo libro veramente ci ricorda che appunto, come poi ha ricordato anche Don Gergi, insomma l'occupazione ottomana è stata un momento molto difficile e c'era appunto questa volontà creare un nuovo uomo imperiale privo di radici, appunto come ha detto prima Don Gergi, un popolo senza nome e cognome. E invece poi alla fine noi vediamo in questo libro che la cultura albanese emerge persino dai resti che emergono da un fiume, dove ci sono degli antichi vasi, dove emerge appunto l'alfabeto e la lingua albanese. E quindi è impossibile in realtà cancellare la storia e la cultura di un popolo. E questo è il terzo piano, invece, è quello religioso, ed è una descrizione storica anche qui molto interessante, perché ci ricorda come nelle stesse famiglie ci sono e c'erano persone di religione diversa, musulmani, cristiani, e che è un tratto distintivo del popolo albanese, come ha ricordato Papa Francesco nella sua visita a Tirana qualche anno fa. Ed è veramente un popolo, da questo punto di vista, da cui c'è molto molto da imparare. Quindi Bugiovi è riuscito in questa impresa, diciamo, di fondere in quest'opera tre piani distinti. Io ho trovato addirittura anche un'analogia letteraria, che forse è un po' azzardata, però secondo me c'è.
Cazzazzi è uomo di chiesa, vescovo, aveva come compito principale quello di curare ovviamente i suoi fedeli, però a un certo punto si trova nel dilemma, appunto, che è libertà o morte, decide di non essere più solo un uomo di chiesa, ma di guidare il popolo verso la speranza e la salvezza. Un po' mi ha ricordato un personaggio anche della letteratura italiana, che è il dottor Pereira, di Sostiene Pereira, uomo invece molto prudente, molto moderato, direttore di un giornale culturale in Lisboa, e che a un certo punto, di fronte alle violenze della dittatura di Salazar, decide di prendere in mano la situazione e di denunciare queste violenze. Ecco, a un certo punto anche Cazzazzi dice basta ai soprusi, viva la libertà. E quindi, insomma, voglio concludere così e davvero ringraziare tutti i partecipanti a questa presentazione. Grazie Giovanni, grazie a tutti. Sì, grazie per l'evocazione dell'uomo imperiale, del disegno di creare questo uomo imperiale senza radici, di fatto, no? Che mi sembra tanto un parente stretto di certe figure che si aggirano oggi, di certi non pensanti, di certi esponenti del cosiddetto non pensiero unico dominante. Si dice normalmente il pensiero unico dominante, preferirei parlare di un non pensiero unico dominante, no? Quanto sia più facile da parte di poteri forti lavorare per la costruzione, appunto, di uomini marionetta, di uomini privi di pensiero, privi di cultura, privi di identità, e quanto sia appunto più semplice in questo senso tenerli al guinzaglio. Bene, io penso, con il conforto di Lucia Pasquini, sia il momento di poter aprire, se ci sono, gli interventi, esatto, degli uditori. C'era una signora prima che aveva alzato la mano, se vuole intervenire, insomma, noi siamo qua, potete utilizzare il tasto dell'alzata di mano oppure scrivere gli interventi nella chat e io sottoporrò le domande. Abbiamo qualcuno? Volevo approfittare della pausa di riflessione. Ecco, Giovanni ha sapientemente citato Papa Francesco a Tirana, il suo discorso a Tirana, e mi ha evocato un messaggio, il messaggio alla nazione, che l'altro grande Papa, il suo predecessore Giovanni Paolo II, lanciò all'Albania in occasione del suo viaggio dei primi anni 90, quando un po' tutta l'area era ribolliva, no? Come sappiamo. È arrivato l'intervento, mi interrompo? Lucia, mi interrompi? No. Sì, se arriva qualche intervento ti interrompo io, non ti preoccupare, prego. Mi piace ricordare quel messaggio di Giovanni Paolo II. Quante volte nel passato disse avete dovuto difendere con forza la vostra identità, quindi è un po' un tormentone, no? Nella storia dei nostri vicini, dei nostri amici albanesi. Lanciò questo messaggio nella piazza Skanderberg di Tirana ed evocava, no, questa figura che Monsignor Gergi ha appunto evocato, di Skanderberg, stimato dai pontefici romani, sempre vivo nel ricordo del popolo albanese. Voi avete sofferto per la vostra nazione, avete dunque ragione di amarla. E ha evocava la sconvolgente tragedia sotto i rigori dell'oppressione comunista, tanto per evocare un'altra oppressione. Evidentemente, no, ci sono dei popoli che, a fronte della loro ricchezza, della loro policromia, scusatemi, utilizzo questo termine che è appunto di Bujovi, a fronte della loro policromia rappresentano un pericolo maggiore per tutti i tipi di poteri forti che vorrebbero schiacciarli. E quindi, ecco, a ricordare un'altra sofferenza nei confronti da quale il popolo albanese ha dovuto avere a che fare. In attesa sempre di... Posso? Prego, la sentiamo.
Allora, siccome la signora Laura ha menzionato la policromia, io vorrei spiegare la policromia. In albanese la parola è laraman. Laraman è anche vario pinto, cioè di vari colori. È importante chiarire che mentre in Kosovo i laraman sono criptocristiani e vengono visti con sospetto, altrettanto, come ci dice nel romanzo John Casasi, anche lui quando stava qui al Vaticano veniva visto con un po' di sospetto, perché pur essendo cristiano cattolico sembrava criptocristiano, sembrava policromo, laraman, cioè lui nella sua profondità dell'anima percepiva questa diffidenza, se si può dire. E invece noi albanesi abbiamo un grande poeta, Vasso Pashta, che diceva la religione degli albanesi è il fatto di essere albanesi. Ma se vogliamo dire la lingua come strumento principale nel distinguere le culture, i popoli, la lingua in un certo senso è tutto, perché se la lingua è la forma, il pensiero e il contenuto. Allora ogni cultura, ogni letteratura, ogni cultura di ogni popolo deve esprimersi con la propria letteratura, se vogliamo propaganda politica, nella propria lingua, per riuscire a esprimere nel miglior dei modi, deve avere ogni popolo una padronanza profonda della propria lingua. Per questo è anche lì è molto importante nel libro che viene l'amore per la propria lingua, per la propria terra, per la propria cultura. Non so se mi sono spiegata, però questo è che volevo dire, per dire la parola laraman che c'è nel libro, e con Giovanni abbiamo visto tante modi e poi siamo arrivati nella conclusione di policromia. Giovanni può spiegare meglio come percepisce lui la policromia che abbiamo tradotto in italiano. Così. Sì, Liliana, guarda, abbiamo scelto questo termine, diciamo un po' osando, se vogliamo, però era quello che forse descriveva bene, descriveva al meglio quello che voleva dire Bugiovi. La policromia che cos'è? No? È un po' un mix, un mosaico, no? che però si intreccia perfettamente, quindi per quello abbiamo scelto questa immagine un po' evocativa, ma secondo me molto, molto pertinente con quello che voleva dire Bugiovi. Include appunto la varietà, no? Include la scusa, prego. Io volevo alla fine ringraziarvi per questo incontro e per questa discussione viva e dinamica, perché devo andare in chiesa per la preghiera e per la messa. Comunque volevo alla fine dire semplicemente che l'albanesità, cioè essere albanesi, è al di sopra dell'essere credente, cristiano, o ortodosso, o cattolico o musulmano. Praticamente il terreno del riconoscimento di essere fratelli e di essere uniti è proprio la storia, la cultura, la tradizione, il passato comune, che dà l'opportunità di essere insieme ed essere uguali, fratelli o sorelle, per il presente, e di testimoniare che l'unità nella diversità è possibile, perché realmente si vive ogni giorno nel popolo albanese, in qualsiasi parte del mondo si trova. Grazie mille. Sì, grazie. Io infatti volevo chiedere alle ambasciatrici se volevano aggiungere qualcosa, salutarci prima di chiudere
l'intervento. Se sei d'accordo, Laura. Certamente. Posso? Certamente. Prego. Gli onori di casa, cioè i padroni di casa che siete voi dell'Armando Editori e anche la moderatrice, glielo deve, cioè, ci deve dare il permesso. Poi chiedo anche il permesso della mia amica e collega, l'ambasciatore Haji Tassim, per prendere la parola. Cioè, non va nel senso di chiudere, di fare conclusioni, neanche di allontanarmi, perché mi sono data il tempo di seguire tutto questo evento. Ma è un po' in seguito di quello che stava dicendo Don Lucergi. Cioè l'unità o la consapevolezza di essere albanesi, per noi albanesi, nasce e si rafforza con la lingua, non con la religione. Quindi, essendo albanesi o essendo albanese, essere albanese è al di là della religione. E si rafforza questa albanesità anche in territori fuori da quello che è il tronco nazionale, diciamo, geografico. Continuano, rimangono albanesi anche gli Albrecht. Essendo italiani, è un valore aggiunto la loro albanesità. Non smettono di essere albanesi, continuano con la lingua, si tramanda la lingua e anche tante usanze, costumi, tradizioni, ma l'albanesità perdura. Se vogliamo, anche nel libro si fa un po' proprio quello a quello che mi riferivo, il momento complesso storico tra il XVII e il XVIII. È il momento in cui, cercando di riaffirmarsi con la lingua, si riaffirma o si rivendica anche un sostratto o una base storica radicata sul territorio, che ne ha a che fare più che con l'Islam, con quello che c'era prima, perché sta proprio lì la via del Teodosio, che è, in sostanza è la testimonianza di un territorio o di un sottosuolo, cioè sottoterreno cristiano, non importa che sia ortodosso o cattolico. Ma è cristiano, quindi l'Islam si impone per ben 5 secoli. Anche questo si sente oggigiorno in quello che si è albanese di Kosovo, di Macedonia, di Montenegro, anche della Grecia, e l'albanesità di oggi, di cui anche in territorio italiano tutti gli italiani ne sono consapevoli. Gli albanesi di oggigiorno qui, quelli della recente ondata, diciamo, di questi ultimi 30 anni, sono la testimonianza di quello che c'è stato dietro le spalle nostre, la nostra storia. Ognuno di noi è quello che è con il suo passato e le sue circostanze. Le nostre circostanze sono tutte queste. Quindi anche quello che dice Bugiovi, tra una cosa e l'altra, nel confronto di una cosa con l'altra, figli di una nascita e di una morte, sopravvissuti, che siamo sopravvissuti, magari permettetemi, anche tramite l'albanese, cioè la lingua albanese. L'albanesità si radica sulla lingua. Grazie. Grazie. Prego, abbiamo una domanda, ma farei intervenire l'ambasciatrice, poi se il signor Sokol, non so come si mette l'accento, scusi, ha un attimo di pazienza, poi la faccio intervenire, prego. Posso assolutamente dare precedenza al signor Bosci e poi magari giù su due parole. Ok, grazie, allora, prego.
Deve riattivare l'audio, per cortesia. Ora mi sente? Sì, sì. Assolutamente la sentiamo. Buonasera, complimenti per questa iniziativa, in primis all'autore che ha scritto questo libro con tanta fatica, penso, ma allo stesso tempo anche la traduttrice, che per lei penso non era molto facile a tradurlo, a trovare proprio la combinazione, la traduzione in italiano. Questo libro arriva proprio in un momento storico per il Kosovo, quando ancora oggi si mette un po' in discussione se farà o non farà parte dell'Europa. E infatti questo libro ci testimonia un'altra volta le radici europee del popolo albanese, specialmente quello del Kosovo. E non ci scordiamo che il Kosovo attuale un tempo si chiamava Dardania, ma una regione da dove provengono da Costantino a Madre Teresa. Quindi la nozione della tradizione, della cultura, è sempre quella che ha messo le basi della cultura europea. È stato un calvario un po' lungo, sia sotto l'occupazione ottomana, ma anche per i quasi 80 anni, quasi sì, 80 anni di, possiamo dire, di sottomissione all'occupazione serba. Ma forse è stata la lingua quella che ha tenuto uniti gli albanesi, sia quelli dell'Albania e anche quelli del Kosovo. E tramite la lingua si tramanda anche la tradizione. E non ci scordiamo che quasi 110 anni fa si decise al congresso di Manastir di come dovevano scrivere la lingua albanese, perché la lingua albanese fin dal 1910 si scriveva con tanti alfabeti diversi, ma fu un grande ecclesiastico, padre Gerhard Fichte, il quale aveva insistito proprio fino all'ultimo che la lingua albanese, quindi sia per i kosovari, anche per gli albanesi dell'Albania, doveva essere scritta con le lettere latine. Quindi un'altra dimostrazione che il popolo del Kosovo appartiene all'Europa, sia perché ha dato i natali a tanti personaggi importanti e famosi del mondo, sia religioso ma anche politico dell'Europa, e quindi non può starne fuori. Che posso dire altro? Questo libro penso che tutti noi ci attiveremo a divulgarlo in italiano. Io faccio giornalista, collaboro con diverse testate italiane, sarà un mio compito a divulgare questo libro in italiano, e sarà un monito per i politici italiani, che ancora qualcuno mette in dubbio sì e no, ma qua là. Forse un'altra volta discuteremo. Quindi di nuovo un ringraziamento a tutti voi che avete preso questo grande e importante compito, per non solo per divulgare un libro, ma per divulgare la cultura e la tradizione albanese, e specialmente quella kosovare, verso l'Europa. Grazie. Grazie, grazie a lei per l'intervento. Prego, ambasciatrice, le lascio la parola. Grazie. È stato un vero piacere sentire tutti voi, e in realtà soprattutto sentire dalla traduttrice, curatore ovviamente, lo scrittore, lo sappiamo noi anche leggendolo in albanese, ma anche soprattutto riflessioni di Don Gigi. Per me è particolarmente importante, come dicevo anche prima, certi elementi che molto spesso vengono dimenticati quando si parla del Kosovo, perché proprio quelle antiche radici, spesso appunto parliamo di Albania di oggi, scordandoci che appunto eravamo una nazione, seppur durante i secoli abbiamo sofferto diverse denominazioni, seppur rimanendo più o meno nello stesso territorio, riducendosi sempre di più.
E questo credo che è il punto cruciale, soprattutto per il lettore italiano, che un po' quando pensa al Kosovo, al popolo kosovaro, pensa soprattutto all'ultima guerra e al Kosovo come parte di un altro grande stato che è esistito e oramai dissoluto. Quindi è molto importante proprio evocare queste radici storiche che proprio hanno potuto e abbiamo potuto resistere grazie all'unità che è stata nominata tante volte e grazie proprio alla persistenza della lingua e anche soprattutto la tolleranza tra tutte le religioni, perché appunto per noi, come abbiamo detto, l'identità era soprattutto la lingua, la cultura, la tradizione e l'unità. E questo mi è piaciuto che Don Guccione aveva nominato appunto un passaggio molto importante, diciamo il trio dei illiri, arberi e albanesi. Questo è un fatto, è un elemento che ci tengo veramente a sottolineare e io mi auguro veramente che appunto questo libro sarà solamente uno spunto che ulteriormente rinforzano anche la nostra identità e legame con le nostre terre. Io ovviamente non vedo l'ora anche di poter divulgare questo libro. Ringrazio soprattutto alla casa editrice Armando Editore e tutti, soprattutto lo scrittore. Ecco, speriamo che avremo anche la possibilità di riportarlo in Italia presto e spero che questo sarà appunto solamente il primo elemento di poter suscitare l'interesse anche per gli altri scrittori che possano divulgare appunto la nostra storia, la nostra cultura e l'identità di tutto il popolo albanese ovunque essi vivano e soprattutto anche gli Arbresh che sono così cari con tutti noi che è la mia collega. Grazie a tutti, è stato veramente un piacere. Grazie, grazie mille. Laura, vuoi concludere? Sì. Tu vuoi fare un saluto? Tu vuoi? Certamente. Ti lascio la parola. Veramente mi viene una domanda che lancio così alla riflessione generale, non mi aspetto adesso la risposta, è stata così affermata con forza questa primazia della lingua albanese come fattore unificante, prima ancora della religione, prima ancora della coscienza etnica forse o della coscienza politica, dell'identità nazionale, la lingua. E allora mi chiedevo perché la lingua? Per quello che la lingua albanese contiene a livello proprio di segni, di simboli, perché così minacciata questa terra ha trovato automaticamente questo criterio unificante, questo mezzo di unificazione, di riconoscimento, perché ha un suono bello, non lo so. Lascio la domanda a ciascuno di voi, ripeto, non pretendo di inaugurare su questo adesso un'altra tavola rotonda. Però permettetemi di raccontarvi, di riportarvi un aneddoto bellissimo che mi è stato raccontato proprio nei primissimi anni 90, quando caduta la cortina di ferro, caduto l'impero sovietico, cominciavano ad arrivare in Occidente, passatemi il termine, tante persone provenienti da quei paesi, incluso appunto l'Albania, incluso il Kosovo. E ricevemmo in Vaticano una riunione di redazione in cui fu ospite pieno di notizie un sacerdote che aveva passato parecchi anni in carcere sotto il regime comunista e raccontava delle tante persecuzioni che la gente di chiesa, inclusi i vescovi, aveva subito appunto e di questa strana pratica del regime di inviare gli agenti della Sigurimi, si chiamava così, a razziare in tutte le case qualsiasi immagine sacra, come se fosse un... non so se questo fosse vero, non credo che questo sacerdote avesse motivo di mentire, no? Di raccontare una falsità. Aveva motivo di mentire? No. Ambasciatrice? No, era vero? Assoluto. Quindi era... assoluto no.
pare che fosse proibito tenere un crocifisso, immagine della Madonna, insomma, qualsiasi immagine sacra. Cioè, non poteva mentire, ho negato perché... Era proprio così. E la cosa strana, l'aneddoto curioso era questo, che pare che insomma questi militari non avessero niente di meglio da fare che appunto passare, razziare nelle case in cerca delle più piccole, delle più minute immagini appunto sacre, finché arrivano in un paesino, no neanche un paesino, una casa isolata in montagna dove viveva una vecchina sola, che aveva la casina piena di immagini sacre, e questi ovviamente hanno fatto man bassa di tutti questi crocifissi, di tutte queste immagini. E questa vecchina, fierissima, così come me la immagino, così come il racconto di questo sacerdote ce l'ha riportata, li richiama sulla porta quando questi saranno fatti tutto il loro bottino appunto di quadri, di crocifissi, di croci. Ve ne siete dimenticata una. Questi come? Quale? Possibile che qualcosa fosse sfuggito? Questa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prendetevi questa. Io ho visto in questo molto di più dell'orgoglio linguistico, non che nell'orgoglio linguistico ci sia poco, perché evidentemente nel come diciamo le cose c'è la sostanza di quello che pensiamo. Però ho visto appunto, come mi dispiace che il Monsignore abbia dovuto lasciarci, mi sembra che anche questo sia stato una componente enorme, no? Nel raggiungimento della coscienza nazionale albanese. E penso che poi l'abbiano portata via anche quella croce, nel senso che hanno portato via la vecchina. La vecchina. Purtroppo credo che l'abbiano rinchiusa in qualche prigione di Stato, non lo so. Cara Laura, mi dico direttamente per nome. Io credo che questo è un argomento di cui se cominciassimo a parlare non potevamo finire mai, e poi ci sarebbe quasi quasi sarebbe indispensabile la partecipazione di Don Lurgergi almeno. Su questo posso parlare io, perché la mia amica, l'ambasciatore Agita Sim, magari non ha le stesse esperienze e non li ha, sicuro che non li ha come le nostre, come le mie. L'Albania si dichiarò un paese ateo, quindi non laico. L'Albania era l'unico paese al mondo in cui fu edificato un museo contro il museo ateista o ateo, in cui venivano esposte tutte le reliquie, tutti i crocifissi, tutte le Bibbie, i libri santi che il regime aveva preso magari con la forza, non solo dalle chiese, dalle istituzioni religiose, sia cattoliche che ortodosse e quelle musulmane, ma anche dalle case. Quindi il sistema era tale che il vicino di casa, cioè l'impiegato della Sigurimine anche doveva bussare sulla porta, perché il vicino di casa era praticamente quello che faceva la spia. Quindi il sistema aveva creato e promosso un meccanismo in cui si viveva con la paura. Ma poi dal 67 tutto viene proibito, una imposizione legale. Chi sta parlando nel 67 aveva più o meno 2 anni, e i miei genitori, neanche i miei nonni, hanno preso l'iniziativa di nascosto, cioè non potevano nemmeno hanno osato di bautizzarmi. Quindi nasce una bambina, nasce un figlio, magari la nonna avesse un crocifisso ben nascosto, ma io sono cresciuta per esempio in un paese in cui
le chiese erano chiuse, distrutte, sia quelle ortodosse o quelle cattoliche, le moschee, quella di Tirana, della capitale al centro, me la ricordo, come un monumento culturale più che altro, e le chiese furono, cioè le istituzioni, le costruzioni, le strutture furono destinate a altri fini, come depositi, magazzini, quelle che non furono distrutte. Quindi ci è voluto un bel po' per arrivare a riconquistare la libertà religiosa, quella di credere e di esercitare. Ci è voluta praticamente la vita di due generazioni, quasi quasi sono 50 anni, quasi quasi, no? Pensiamo dal 67 fino al 91, 90, 91, non sono pochi anni. Non si parlava proprio, cioè proprio proibito. Ma la storia che racconti della vecchietta che finisce, magari finisce nel carcere, non lo so, quel sacerdote saprà meglio la vera, cioè dove è finita la vecchietta o la vecchina. Ma se vogliamo, io abbinerei la religione con la lingua. Ci vorrà un'altra sessione per spiegare perché la lingua è importante perché? Ma bisogna, perché vedo qui le bisogna entrare nelle spiegazioni storiche, bisogna cominciare a fare una lezione di storia. Sì, faremo quindi un'altra sessione perché vedo bisogna conoscere il meccanismo in cui o come fu imposto e stabilito l'impero ottomano. Tutti i popoli che resistevano dovevano, cioè la condizione era di farli dimenticare, perdere la lingua, ed è per questo che, siccome gli albanesi si opposero, ecco, sì, ho capito. Cioè, hanno distrutto, non hanno dato la possibilità di aprire delle scuole. Quindi, per noi estesi in varie entità amministrative dell'impero ottomano, per noi, dico per gli albanesi, la frammentazione amministrativa politica fa sì che anche la religione che si impone in queste strutture sia una o l'altra. Quindi la religione va in funzione, perché per pragmatismo di sopravvivenza uno può anche giocare con la, ecco, in quelle frontiere tra una chiesa e l'altra, uno può anche giocare. Non lo fecero i spagnoli per sopravvivenza? Certo. Ma nei Balcani succede anche quella che diceva il policromatismo, cioè si gioca, si adotta la religione musulmana per tutto quello che ne ha a che fare con i rapporti con il potere distante che era quello della Sublime Porta, ma in pratica in territorio, a casa, cioè tra di loro, nelle famiglie si conserva la stessa religione di origine, a cui facevo menzione prima richiamando quella base, diciamo, cristiana della popolazione. Quindi la religione è è uno strumento che si può anche cambiare di faccia alla platea, quindi di faccia all'amministrazione ottomana, ma tra me e me, tra di noi, rimaniamo con la stessa base e senza confessionale, il nocciolo confessionale. Quindi per sopravvivere bisogna anche giocare, fare dei compromessi, ma tra religione e religione, tra un territorio, una entità amministrativa con l'altra,
quello che poteva unificare tutti gli albanesi era la lingua. La lingua, è chiarissimo. E faccio, cioè, dico questa e chiudo, ho preso moltissimo tempo. Non a caso, le parole che venivano in albanese dalla Santa Sede in due occasioni da Papa Wojtyla, in albanese, per Natale e la Pasqua, arrivavano dritto al cuore degli albanesi. Quindi due frasi che auguravano le feste religiose, dette in albanese, una lingua che, cioè la nostra, che ci riuniva tutti ovunque stessimo, era cioè l'elemento che trasmetteva anche, sì, va bene la religione, ma in sostanza è essere albanesi ed esistere. Esistiamo, quindi qualcuno si ricorda di noi. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Mi sembra che insomma abbiamo chiuso il cerchio con questo. Sì, siamo... sì. Molti hanno scritto, insomma, in questa... Adesso non riesco ad andare. Tanti ecclesiastici fucilati, imprigionati, esatto. Chiese rasate al suolo, sto leggendo anch'io, sì. Sì. Lo stesso nome in albanese degli albanesi, però qui mi dovete aiutare, non so come schifetari, si chiama. Schifetari, vero? Significa quello che parla albanese, per cui l'importanza della lingua come fattore identitario principale, ma certo la lingua è uno strumento di identità, un pezzo per ogni popolo. E se posso solo aggiungere l'ultima, certo. Vi lascio, perché riprende proprio lì da tutti, cioè la lingua è l'unico mezzo, appunto, non solo l'identità, ma riconosciuto anche dai diversi occupatori, in questo caso dagli ottomani, ai serbi, per non lasciare prosperare un popolo, per non poter riscrivere la propria storia. E non a caso, proprio a noi e la mia generazione, non è stata permesso di studiare nella lingua albanese. E non a caso ai miei genitori non è stato permesso di studiare nella lingua. Come non è stato permesso? No, mi scusi, a scuola non studiavate l'albanese? Che lingua studi? Il serbo? Perché allora con la revisione dell'autonomia dell'89 da parte di Milosevic, regime di Milosevic. Non la sentiamo più, non la sentiamo più, puoi ripetere l'ultima frase? Allora, quando è stata tolta l'autonomia del Kosovo dentro la Federazione Jugoslavia, regime di Milosevic aveva praticamente vietato di studiare nella lingua. Ci vorrà un'altra. Quindi è stato praticamente imposto di accettare di studiare attraverso i programmi della Serbia. Ovviamente questi nostri professori non avevano accettato e quindi siamo stati cacciati via dalle scuole e abbiamo sopravvissuto organizzando le scuole parallele, io direi sotterranee, dove praticamente ci organizzavamo alle case private. Io sono reduce, infatti tutta la mia scuola, il ginnasio, tutta la scuola superiore, tutto così. E praticamente era un sistema che funzionava perfettamente, nel nostro meglio ovviamente, in quelle condizioni, dove i professori andavano da una casa all'altra per appunto insegnare, e per di più non avevamo i libri nella lingua albanese. Se dovevamo essere sorpresi con i libri nella lingua albanese, venivamo anche picchiati dalla polizia del regime. Ti vuole un'altra puntata per raccontare? Credo di sì. Scusami Laura, c'è il signor Bosci che vuole aggiungere una cosa velocemente, perché siamo proprio in chiusura. Prego. Allora, come in Albania, anche in Kosovo, le tre religioni sono convissute sempre insieme, specialmente nei ultimi 600 anni. Quindi non c'è stata mai una guerra religiosa fra le parti. Principalmente perché molti erano convertiti, come anche qualcuno ha spiegato poco fa, che... Funziona il microfono? Sì. Ah, ok. Sì, quindi furono convertiti nel 1500-600 durante l'occupazione ottomana da una religione all'altra per motivi
diciamo, anche politici o chi per conservare la proprietà, qualcuno pure con la forza. E quindi c'è stata sempre questa armonia tra le tre religioni che ancora oggi penso che si vede palesemente, perché anche quando vedete i nomi, ci sono persone, specialmente in Kosovo, con un nome cattolico e cognome di appartenenza musulmana. E quindi c'è questa, sempre questa combinazione. Ma se riusciamo a vedere nel loro passato, vediamo fino a 102... L'abbiamo perso. 300 anni fa erano di una religione. Mentre il discorso dell'ambasciatrice che si è emozionata quando ha spiegato che non poteva studiare nella propria lingua madre, e io mi ricordo poi anche di un altro fatto. Durante l'ultima guerra in Kosovo del 1998-99, tanti kosovari musulmani morti durante le rappresaglie serbe furono, diciamo, le loro funzioni religiose furono ospitati per le loro funzioni religiose in una chiesa. E questo fu motivo anche di una lamentela di un fanatico ortodosso, ma era più politicizzato quello. Questo. Mentre brevemente, per, come ha detto anche l'ambasciatrice, per quello che ha subito la religione e le istituzioni, ma anche i rappresentanti delle religioni in Albania, sarebbe molto lunga da spiegarle, ma brevemente furono subito nel 44-45 presi, arrestati, imprigionati, fucilati. Ma il colpo di grazia fu dato nel 1967-68, durante quella, la cosiddetta rivoluzione culturale, che fu un riflesso da quella cinese. E ci ricordiamo qua che in quei giorni fu buttata giù, e ancora oggi non è stata mai ristrutturata costruita la chiesa più vecchia dei Balcani, la chiesa dove si sposò Giorgio Castriota Skanderbeg a Vaudès. E in più, come l'altra chiesa molto importante che fortunatamente è stata ricostruita, quella della Madonna del Buon Consiglio, o meglio dire la Madonna di Scutari, che nel 1500, dopo l'occupazione ottomana, molti albanesi andarono via, e qualche centinaio di anni dopo questa Madonnina apparve su una chiesa di Genazzano. È molto bello, ogni anno gli albanesi da tutto il mondo vengono là e fanno una grande festa, prima una preghiera, poi una grande festa, dove c'è una partecipazione di tutte le religioni e da tutte le parti del mondo, dei albanesi e non anche gli italiani che vengono sempre. Tutto qua. Bene. Grazie di nuovo. Grazie. Allora, Lucia, possiamo, penso, concludere, anche se vorremmo continuare, ma insomma questo è lo scopo di questi incontri, no? Di aprire delle strade, dei percorsi, e di potersi dare un appuntamento magari per altre occasioni. Grazie. Sì, poi è interessante, insomma, parlare di eventi, fatti, storia che stanno accanto a noi, no? Che si conoscono poco. Cerchiamo con questi webinar di parlare, di fare cultura, di spiegare, per dare, insomma, consapevolezza, che direi che è la cosa fondamentale in questa nostra società attuale. Almeno ce lo auguriamo. Io ringrazio Laura, ringrazio le ambasciatrici, ringrazio la traduttrice, ringrazio Giovanni, grazie veramente. Sono state 2 ore intense, piene di spunti, e magari ci daremo appuntamento per approfondire altri argomenti più in là. Grazie. Altre pubblicazioni. Sì, io già ho pronto dei racconti che ho tradotto. Già ho altro materiale, io ho detto. E allora ci rivediamo sicuro. C'è tanto da discutere e da parlare. Grazie mille a tutti. Buona serata, grazie. A tutti buona voi. Serata a tutti. Grazie. Complimenti all'ambasciatrice.